Ciao ragazzi, bentornati al mio corso di inglese. Oggi continueremo a parlare di falsi amici, facendo come esempio parole con la lettera B. Ma iniziamo subito. La parola bold, che significa pelato, e non invece baldo o coraggioso, che invece si dicono courageous, oppure un'altra parolina che può essere confusa con bold, ma che invece è bold, bold. Quindi la prima è scritta bald, e invece questa bold, la prima si pronuncia bold, e invece bold, bold vuol dire coraggioso o baldo. Ma andiamo avanti. La parola barracks, che non vuol dire assolutamente baracche, o al singolare baracca, che invece si traduce con hut o shack, ma significa invece caserma. Il verbo to bend, che non significa bendare, che invece si dice to bandage or blindfold, dipende dal contesto, ma significa invece piegare, curvare. Andiamo avanti. La parola box significa scatola, o come verbo to box vuol dire fare del pugilato, e non si traduce quindi come box auto, che invece viene tradotto con garage o parking space. Andiamo avanti. Brave non si traduce con bravo, che invece si traduce con clever or good, ovvero intelligente, bravo e quant'altro, ma significa invece coraggioso, come ad esempio nel film Braveheart, il cuore impavido, cuore coraggioso. L'ultima parola di oggi è brine, che non è la brina, che invece viene tradotta come hoarfrost, ma significa invece salamoia, acqua salata. Molte grazie per la visione ragazzi, se vi è piaciuta anche questa lezione mettete un mi piace, iscrivetevi, condividete e non mancate la prossima lezione, nella quale continueremo a affrontare i falsi amici, stavolta parlando di paroline che inizieranno con la lettera C. Ciao ragazzi!